si marcia a piedi scalzi. Tantissime le adesioni, come potete vedere, tanti migranti, tante associazioni, ma anche tantissimi cittadini per dimostrare la propria vicinanza. La vicinanza secondo me è un elemento fondamentale adesso, sentire da parte delle persone che comunque stanno vivendo la situazione di rifugiati o comunque scappano da determinate situazioni di emergenza, è importante dare un messaggio chiaro della nostra vicinanza, che è il primo passo per la solidarietà. L'iniziativa ha un obiettivo, quello di chiedere dei cambiamenti nelle politiche migratorie a livello europeo e a livello globale. Sono quattro i punti che sono all'ordine del giorno e sono l'apertura di corridoi umanitari per le persone che scappano da paesi dove c'è dittature, guerre e discriminazioni politiche molto forti, religiose anche. L'altra cosa è quella di chiudere i centri di detenzione o di aggruppamento molto grandi e di dare quindi, questo è il terzo punto, un'accoglienza dignitosa ai rifugiati e ai richiedenti asilo. L'ultimo punto è quello finalmente di cambiare le politiche europee sulla migrazione, quindi fare finalmente ad arrivare a un diritto d'asilo europeo e di superare il trattato di Dublino nei temi di accoglienza dei paesi dove arrivano per la prima volta i migranti. Siamo qui per la marcia, per la solidarietà per i migranti. È sociale, è un movimento sociale, sì. Mi sembra che sia un argomento così forte che non possa essere tralasciato da nessuno. Come dice il comunicato nazionale, questo è il momento di decidere da che parte stare e noi stiamo dalla parte degli uomini scalzi.